sincero, profondo, curioso, semplice, aperto. Lo sguardo libero di Augusto Daolio non si coglieva solo nelle sue memorabili interpretazioni, ma in tutte le sue forme espressive che lo rendono un artista poliedrico e attuale. Al cofondatore e voce storica dei Nomadi è dedicata la mostra allestita a Reggio Emilia presso lo spazio Gerra nel trentennale della sua morte, avvenuta il 7 ottobre 1992. Questa mostra racconta l'umanità più vera di Augusto, attraverso centinaia di opere di cui ci ha deliziato, dai quadri alle canzoni, agli schizzi, a dei pensieri che inediti, testi di canzoni inedite che non sono mai state incise, sono rimaste lì in un cassetto, magari erano anche pronte per essere cantate. È riuscito sempre, proprio grazie alla sua voce e alle sue interpretazioni, ad evitare quella che è la banalità spesso presente nella musica leggera italiana. Quindi i temi più disparati, dal sociale alla rabbia, alla forza, all'ironia, all'amore, alla storia, insomma, Augusto ha sempre cantato la gente.